perché tu comunque uno sponsor per il prossimo anno ce l'hai. Dopo essere entrata fra i soci della Pallacanestro Trieste, nell'assemblea che ieri ha varato il raddoppio del capitale sociale, con la maggioranza che passa in mano a Trieste Entri in Gioco, ora Alma raddoppia, annunciando la prosecuzione della sponsorizzazione anche per la prossima stagione sportiva. Poche chiacchiere e tanti fatti, come ci ha abituato in queste settimane il procuratore dell'Agenzia per il Lavoro Gianluca Mauro, che arricchisce con una notizia la conferenza stampa che sancisce il passaggio di mano presidenziale da Mario Ghiacci a Giovanni Marzini. Con i piedi ben piantati sul parquet del Pala Trieste, l'ex numero uno della RAI regionale spiega il fondamentale apporto di Marione da Reggio Emilia alla società, che resta al centro del progetto come GM e amministratore delegato, nonché del coach Eugenio Dalmasson. Poi la questione sponsorizzazioni per pensare al futuro alzando l'asticella. Ma intanto abbracciamo Alma, che si è innamorata a tempo di record del basket triestino e della nostra società in particolare. Sono finiti i tempi degli sponsor milionari, è chiaro che l'idea di un consorzio di una decina di mini sponsor è in cantiere e credo che possa essere la soluzione per far quadrare i conti, ma lo ribadisco ancora una volta, il nostro primo sponsor resta il pubblico. Più vicini al pubblico e più pubblico al Palasport, quindi, ma anche più strategie orientate a marketing e visibilità nazionale, i consigli di Tanievich per tenere la barra dritta sul progetto sportivo e il sogno di riportare il basket triestino al livello che merita. Questi i punti chiave del discorso programmatico del neopresidente, che condivide un sogno con il resto della compagine societaria, la gestione diretta del palazzetto come fonte di proventi per alimentare il progetto cestistico. L'assemblea dei soci ha deliberato proprio ieri il semaforo verde per far sì che questa operazione possa arrivare in porto nel più breve tempo possibile. Se il Palazzo dello Sport diventasse la nostra casa, e non è casuale il fatto che questa conferenza stampa l'abbiamo voluta convocare proprio sul parquet di quella che speriamo sia la nostra casa, avendo un Palazzo dello Sport a disposizione, chiaramente i programmi possono aumentare e di pari passo anche le ambizioni della società.